Buongiorno amici escursionisti, sono le 5.45 e si inizia la mattinata del Chola Pass con una bella diarrea. E vabbè, a parte quello sto bene. E freddo è notevole. Bella, let's go. Il Tar Himalayano, bello, gli snowcock, e non capite male, il sole ragazzi, il sole. Ferratina. Eccoci ragazzi, è una figata, guardate qua. Minchia ragazzi, è bighiacciata la roba nello zaino. Oh. Questo è la valle da dove siamo arrivati. Vabbè dai, ho messo il ramponcino, almeno li uso, perché qua è solo un pezzetto, ma mi sa che ci si ammazza easy. Questa credo che sia la destinazione. Sono le 12.54. In totale sono partito alle 6:15, quindi 6 ore rotte. La raccomandazione per questo posto è la Green Valley Lodge, che ho già visto. C'è sta montagnozza che è veramente imponente. Bella, quindi abbiamo addirittura l'accesso normale. Questa è la camera. Il vantaggio è che è esposta al sole e fa bel calduccio, proprio bello bello bello. Brewback che è staccata dalla dining room. Le considerazioni che volevo fare erano due. Uno, ho sottovalutato un po' l'itinerario, ho messo dentro troppa roba in quello che voglio fare. Volevo fare tutti i tre passi, l'IBC, il Kalapattar, l'Island Peak, e effettivamente i tempi erano belli serrati. Secondo punto, il peso dello zaino a queste altitudini potrebbe essere un problema. Mi vergogno tanto di aver preso il porter per fare il passo oggi. Primo passo ci stava, sono stato male. Cioè c'è comunque da dire che i compagni che avevo trovato che facevano il mio stesso itinerario sono avanti di un giorno, perché io sono stato male e sono stato fermo un giorno. Buonasera ragazzi, sì, sono indeciso perché ho ancora un passo da fare e comunque l'Island Peak. Vorrei poter avere un giorno bonus per riposarmi, in questo caso dovrei skippare tutto Gorak Shep, ABC e Kalapattar, altrimenti Gorak Shep e tra l'altro potrei incontrare Jan e James. Ci dormo su, buonanotte, ci vediamo domani a colazione, stay tuned.